Una delle cose che spinge le persone ad acquistare Fly Simulator 2020, indipendentemente che siano dei simmer oppure no, è la grafica. In particolare la grafica legata al fotoreal, cioè al fatto che io vedo il mondo non solo con le altimetrie, come avveniva in X-Plane 11, ma anche con le fotografie digitali proprio della Terra. Molte persone infatti acquistano Fly Simulator per questo effetto grafico e per passare semplicemente sopra casa propria. Andremo a Malta a vedere la mia casa. Fly Simulator però si basa sulle mappe di Bing. Perché? Perché Fly Simulator è di Microsoft, così come lo è Bing. Ma esiste un'alternativa a questo fotoreal? Beh, con una piccola mod sì. Oggi vedremo come installare un piccolo plugin, una piccola mod, per avere le mappe di Google Maps direttamente su Fly Simulator 2020. Buongiorno o buonasera pilota, benvenuto in un nuovo tutorial Lorraine. Io sono Lorenzo e oggi parleremo di un plugin per Fly Simulator 2020 che ti permetterà di installare le mappe di Google direttamente su Fly Simulator 2020. La cosa interessante di questo plugin è che è assolutamente gratuito e soprattutto reversibile, cioè puoi passare sempre dalle mappe di Google a quelle di Bing e viceversa in qualsiasi momento. Mi raccomando, guarda il video fino in fondo perché alla fine ti farò vedere quella che secondo me sono i pro e i contro di questa piccola mod gratuita. Come sempre ti ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo poi che è possibile supportare questo canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione e che puoi valutare anche la possibilità di abbonarti al canale come hanno fatto altri per vedere il tuo nome all'inizio e alla fine di ogni video che produco e che faccio. Bene, io direi che adesso è giunto il momento di andare sul computer e vedere appunto come gira e come si installa questo plugin per Fly Simulator 2020. Andiamo! Ed eccoci qui piloti direttamente in quel di Parma per vedere come si visualizza, come si presenta la visualizzazione di Bing su Fly Simulator 2020, quello che è il fotoreal appunto del simulatore di volo, così come lo si scarta quando arriva sui nostri schermi. Come vedete è una visualizzazione molto buona, poi vabbè, qui dipende anche dal vostro settaggio grafico, però questo è quello che possiamo vedere ad esempio volando su Parma direttamente su Fly Simulator 2020. Adesso andiamo a vedere come la stessa zona si presenta direttamente con le mappe di Google Map. Prima però andiamo a installare questo plugin che ci servirà per cambiare il fotoreal appunto di Fly Simulator 2020. La prima primissima cosa da fare prima di andare a installare il plugin sarà quella di svuotare completamente la cache. Per farlo basta andare su Opzioni, Opzioni Generali, andiamo a cliccare su Dati e in basso elimina file rolling di cache, elimina. Ok. Ed ecco qua che tutta la cache è stata eliminata. Adesso usciamo da Fly Simulator 2020 per poter installare i plugin. Per prima cosa vado subito a scaricare il mio plugin direttamente dal sito flightsim.to. Ti lascio qui in descrizione quello che è il link per arrivare direttamente su questa pagina. Ovviamente per poterci accedere tranquillamente è necessario essere iscritti. Il file quindi da cercare è MSF2020 Google Map Replacement e bisogna scaricare direttamente la risorsa. Si clicca su Scarica ora.
E come vedi, la versione che andremo a scaricare è del 10 aprile 2022 ed è la 4.2.3. Cliccando su download direttamente qui andremo a scaricarla dove noi desideriamo all'interno del nostro computer. Io l'ho già fatto per te ed ecco qua la versione .4.2.3. Vado a decomprimerla direttamente qui dentro, faccio estrai qui ed ecco qua la mia versione, è un file .exe. Ovviamente voi andate sempre ad analizzare il file per non andare a eseguire cose sbagliate, dopodiché clicchiamo due volte sul file che abbiamo scaricato. Cliccando due volte il programmino ci chiederà dove vogliamo andare ad installare il nostro programma. Andiamo su sfoglia, io ad esempio lo metto nel disco F dove ho tutte le risorse per Flight Simulator. Faccio ok e installa. Appena pochi secondi e il nostro programma sarà installato. Una volta installato eseguiremo MSF 2020 Map Enchantment e facciamo chiudi. Ecco qui il nostro programmino. A questo punto vado a cliccare su Inject Map. Mi appare subito questa dicitura alla quale devo scegliere sì, altrimenti la mod non si installerà, è soltanto un certificato. Quindi si clicca su sì, consenti accesso, ancora alcuni secondi ed ecco qua, adesso il certificato è stato attivato e andiamo su Map Option. Ok, dovrebbe essere già tutto installato in realtà. Ma adesso andiamo a vedere che cosa è successo al nostro Flight Simulator 2020. Bene, abbiamo riavviato Flight Simulator 2020. Come vedi, il programmino, la mod Map Replacement è comunque ancora presente all'interno del nostro sistema, sta ancora girando e voglio vedere se fra un pochino, dopo che abbiamo fatto il volo, questo image loaded 450 aumenta oppure no. Andiamo subito quindi di nuovo sul nostro Flight Simulator, riprendiamo il punto di prima. Intanto vedo che già da qui i colori sono cambiati, per sicurezza voglio andare a vedere che cosa è successo al nostro programmino. Beh, come vedi appunto sono state caricate 1166 immagini. Vediamo che cosa succede se io zoom ancora un po' di più. Ecco, vedete 1398, quindi il programma va tenuto sempre attivo sotto e andiamo nel punto di prima appunto a ricreare il volo che abbiamo fatto. Andiamo subito con la visualizzazione dall'esterno, faccio un pochino di quota. La prima cosa che noto, vedo subito qua in fondo Google 2022. Questa cosa qui toglie un pochino di simulazione, un pochino di realismo al nostro volo. Questa è la prima cosa da dire. I colori sono un pochino più scuri, ma forse anche l'impostazione del giorno. Comunque vediamo subito che appunto le scritte Google sono praticamente onnipresenti. Secondo me più ci alziamo più saranno visibili. Facciamo ora una comparazione tra la mappa di Google e quella di Bing.
Bene, bentornati in studio e adesso diamo un piccolo pro e contro, cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto meno riguardo a questo plugin. Partiamo con le cose che non vanno. La prima cosa che mi è balzata subito all'occhio è che durante il mio volo, come avete visto, si vedeva la scritta Google. Questa cosa è molto scomoda e soprattutto abbassa quella che è la nostra percezione di simulazione reale durante il volo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che non tutte le zone sono ricoperte da questo fotoreal, dal fotoreal appunto di Google, e quindi dovrai ogni tanto switchare su Bing, insomma, trovare sempre quella che è il fotoreal giusto per te. Passiamo ora agli aspetti positivi. Il fatto che questo plugin sia completamente gratuito, quindi io non dovrò sborsare un euro per averlo. Inoltre, questo plugin è di facile installazione, come avete visto, bastano pochi passaggi per andare a installarlo correttamente. Il livello di dettaglio delle mappe è elevato, anzi, più si va in quota e più le cose si vedono bene. Il plugin è fatto molto bene, è sempre aggiornato, come avete visto siamo arrivati alla versione 4.3 e quindi mi è piaciuto veramente vedere che lo sviluppatore è attento alla ricerca sempre di nuovi aggiornamenti e quindi lo sta curando fin nei minimi dettagli. E tu l'hai provato questo plugin? Ti è piaciuto? Beh, scrivimi qui sotto quello che ne pensi in modo che ne possiamo ancora parlare e perché no, eventualmente fare un altro focus proprio su questo argomento. Bene, come sempre ti invito, se non l'hai ancora fatto, a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina, a supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure valuta la possibilità di abbonarti al canale per sostenere appunto il mio progetto e per vedere il tuo nome alla fine di ogni video. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by Eli. Ciao, alla prossima!